Tento le mani e ti fai male. Sto registrando il video, Leo, sei in mezzo al mio video, riesco a correre, lo sai. È serio? Sì. Are you filming with him? Che? Leo, non toccare. Leo, no, no. Leo, lascia la telecamera. Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi è il mio giorno di riposo, anche se ho fatto circa 5 km di corsa lenta e rigenerante, perché mi serviva aggiungere qualche chilometro alla mia preparazione alla maratona. Sto cercando di arrivare intorno ai miei 110 km. Questa settimana non è stata facile perché sono andato a Dublino per lavoro, quindi ho dovuto viaggiare. Mi sono dovuto allenare anche con un doppio allenamento per riuscire a mettere i chilometri sufficienti, cercando di inserire i miei allenamenti nei vari impegni lavorativi. Non è stato facilissimo, tra l'altro è stata una settimana dove ho veramente dormito poco, quindi oggi ho deciso di utilizzare il mio riposo per fare un lento rigenerante e recuperare un po' di chilometri, così come ho fatto in realtà anche la settimana scorsa. Quindi diciamo questa è la seconda settimana di fila dove non ho un vero e proprio giorno di riposo, anche se devo dire oggi ho corso a 5 km, ho fatto veramente 5 km molto molto lenti, e di solito per me un allenamento così è più riposante che non fare nulla. Preferisco fare il cosiddetto riposo attivo, quindi ve lo consiglio anche a voi: se siete indietro con i chilometri, dovete recuperare, va benissimo ogni tanto inserire quella giornata di lento veramente rigenerante. 5 km non è molto lento, perché di solito io corro appunto la mia corsa lenta intorno ai 4:30-4:40, quindi stiamo parlando quasi di mezzo minuto in più per ogni chilometro, quindi ovviamente è una corsa rigenerante che fa molto bene. Comunque, oggi sono qua per parlarvi di VO2 Max, come ho già anticipato su Instagram ad alcuni di voi, semplicemente perché me lo state chiedendo in molti. Volevo fare un pochettino di chiarezza su questa metrica che molti orologi oggi iniziano ad utilizzare, e ben venga che ci sia questa metrica secondo me, ma bisogna fare un po' di chiarezza su che cos'è il VO2 Max, come si allena e quanto è importante quella metrica che avete sul vostro orologio di riferimento. Ovviamente non tutti gli orologi misurano il VO2, però molti Garmin, io corro con il Garmin 630, misurano il VO2 già da un paio d'anni, se non di più. Quindi che cos'è il VO2 Max? Il VO2 non è nient'altro che la capacità del corpo ad assorbire ossigeno, e il VO2 sta appunto per milligrammi di ossigeno per ogni chilogrammo del nostro corpo per minuto. Più è alto il VO2 Max e più riusciamo a correre lunghe distanze a velocità elevata senza sentire l'affaticamento. Quindi, per farvi un esempio, un keniano corre la maratona a 3 al chilometro e sente la stessa fatica che sento io quando corro la stessa maratona magari a 4 al chilometro. Questo è perché hanno un VO2 nettamente più alto, nettamente più allenato, VO2 Max. Quando noi ci alleniamo attraverso la corsa, ma ovviamente anche attraverso altri sport, alleniamo ovviamente la muscolatura, alleniamo ovviamente il cuore è un muscolo, e
con i nostri allenamenti alleniamo anche il cuore, quindi a migliorare il battito cardiaco, così come alleniamo ovviamente l'intero corpo e quindi la nostra massa corporea, quindi di solito diminuiamo di peso, a volte addirittura aumentiamo di peso perché mettiamo muscolatura, alleniamo queste tre parti fondamentali. Ma alleniamo anche la capacità di assorbire ossigeno, quindi la capacità di trasportare ossigeno attraverso i globuli rossi al sangue e quindi alla muscolatura. E quindi alleniamo il cosiddetto VO2 max. Quindi sì, il VO2 max è assolutamente allenabile. Abbiamo sicuramente un VO2 max genetico, quindi alcuni di noi non potranno arrivare ad aumentare il VO2 più di altri, semplicemente a causa della nostra genetica, così come il sesso femminile in media ha un VO2 max molto più basso rispetto all'uomo, questo per genetica. Quindi se dovessimo prendere una donna sedentaria, non allenata, che non fa sport, ha di solito un VO2 max medio di circa 32. L'uomo, stessa condizione, quindi non allenato, ha di solito un VO max di 42, quindi quasi 10 punti in più. Ovviamente una donna ben allenata può arrivare a un VO2 di 80 o superiore, così come l'uomo ben allenato, l'uomo elite, diciamo, quindi il classico keniano che fa il record del mondo, ha di solito un VO2 max superiore a 90, quindi ballano quei 10 punti circa tra l'uomo e la donna, semplicemente per genetica. Ecco, cosa molto importante, il VO2 max non è ovviamente l'unico fattore per capire se un atleta è più forte di un altro, perché oltre alla capacità di assorbire ossigeno è importante anche l'efficienza, ovvero di quanto riesco a correre con una certa quantità di ossigeno. Ci sono delle persone che hanno un'efficienza molto più alta rispetto a qualcun altro, quindi io che in questo momento ho un VO2 max che balla tra i 61 e i 65, questo diciamo è il mio range attuale. Se dovessi avere oggi un VO2 max di 62 e gareggio contro un altro atleta che ha un VO2 max di 62, quello che ha l'efficienza migliore nell'utilizzo di questa di questo ossigeno ovviamente è l'atleta più veloce e più in forma. Ovvio che poi non ci sono solo questi fattori, ma c'è anche il condizionamento psicologico, il momento, la giornata, l'alimentazione e via dicendo. Quindi questo, il VO2 max, è semplicemente uno dei tanti numeri che possiamo utilizzare per capire quanto più o meno siamo in forma. Come si calcola il VO2 max? Ci sono semplicemente due modi. Il primo è quello di farlo in laboratorio. Ed è anche un test molto molto complicato, perché l'atleta viene messo sul tapis roulant e viene fatto correre sin da subito al ritmo di soglia aerobica, quindi a un ritmo molto importante, fino a quando praticamente non ce la fa più. Quindi attraverso ovviamente una maschera per misurare quanto ossigeno l'atleta riesce ad assorbire, si riesce a capire il VO2 max. Questo è sicuramente il metodo più efficace per avere un numero assolutamente realistico. Ci sono parecchie università, parecchi laboratori che si prestano gratuitamente a fare questi test sugli atleti. Io un po' di anni fa, per esempio, ne feci uno totalmente gratuitamente. Quindi cercate su internet se volete fare questo test, è assolutamente possibile. Il secondo metodo è quello degli orologi moderni. Ci sono tantissimi orologi con GPS e cardiofrequenzimetro che sono in grado di misurare il VO2 max. Ci sono però due cose da dire su questo tema. L'orologio purtroppo non è efficace come un test da laboratorio, questo è chiaro, quindi il punteggio che ne esce fuori va preso un po' con le pinze. Così come è anche molto importante capire che il VO2 max che viene preso, misurato dall'orologio, è il frutto della misurazione del cardiofrequenzimetro, che quindi deve misurare perfettamente il battito cardiaco. Gli orologi che misurano questo battito cardiofrequenzimetro al polso non sono efficaci come quelli che hanno invece la fascia cardiaca. Ora, come si allena il VO2 max, voi mi state chiedendo, me lo chiedete spesso. Non è facilissimo, allora come dicevo c'è un fattore genetico che ovviamente ha un ruolo importante,
Però ovviamente tutti noi possiamo allenare il VO2 max fino ad arrivare quantomeno al nostro picco. Io personalmente, nella tipologia di allenamento che riesco a fare come persona che lavora, che non ha tantissimo tempo per allenarsi, non sono mai riuscito a portare il mio VO2 max superiore a 68, quello è stato il mio picco. Non so se a livello genetico quello sia effettivamente il mio massimo o se facessi appunto una vita da atleta professionista, quindi allenandomi due volte al giorno, facendo 160-180 km e allenamenti ovviamente specifici, posso avere un VO2 max superiore. Anche quando l'avevo misurato in laboratorio ed ero ovviamente più giovane e correvo in pista, il mio VO2 max si aggirava sempre intorno ai 67-68. Quindi c'è un cap genetico, diciamo, un massimale genetico che non si può superare. Ma ovviamente se non facciamo nulla, questo VO2 max scende parecchio. Vi dicevo prima, la media dell'uomo è di circa 42, quello della donna è circa 32-31, di una persona totalmente sedentaria, questi valori ovviamente si possono alzare. Io dico che più o meno tutti noi possiamo superare il VO2 max 50. Questo è scritto un po' su tutte le ricerche. Quindi come lo possiamo allenare? Facendo allenamenti aerobici, prima di tutto, quindi tutti quei lavori che ci fanno lavorare sulla soglia aerobica, per esempio le ripetute che durano più di 2 minuti, quindi le ripetute sugli 800 metri, 1000 metri, 1200, tutti questi lavori qua aiutano ad aumentare la soglia aerobica e quindi anche quella anaerobica e quindi migliora il VO2 max. Sono molto utili tutte quelle ripetute che si fanno in salita, quindi ripetute lunghe, sempre superiori ai 2 minuti. È stato scientificamente provato che il VO2 max si allena quando lo sforzo è superiore ai 2 minuti. Quindi cercate per esempio delle salite abbastanza lunghe per fare delle ripetute in salita superiori ai 2 minuti, tra i 2 e i 3 minuti va più che bene. Anche questo aiuta tantissimo a allenare il VO2 max. Il VO2 max si allena anche con l'allenamento costante, anche se ci vuole più tempo, però già uscire quasi tutti i giorni è già un allenamento che porterà a migliorare il vostro VO2 max. E per ultimo, il VO2 max si può allenare anche facendo dei lunghi superiori alle 2 ore. È stato anche qua scientificamente provato che tutti quegli allenamenti superiori alle 2 ore, quindi la corsa lenta per 2 ore o poco più, quindi il lungo classico che facciamo noi che stiamo preparando la maratona, anche questo aiuta ad aumentare il VO2 max di riferimento. Quindi ci sono tanti allenamenti che potete fare. Ricordatevi, le ripetute in soglia aerobica devono essere superiori ai 2 minuti, quindi dagli 800 in su va bene, a un ritmo ovviamente da soglia aerobica, da threshold, se lo diciamo in inglese, tempo run, corto veloce, ci sono tanti termini per definire un po' quel ritmo. Comunque è di solito il ritmo che avete in una 10 km, il ritmo medio che avete in una 10 km. Oppure appunto ripetute in salita o anche i lunghi superiori alle 2 ore. Questi sono tutti allenamenti che aiutano ad aumentare questo VO2 max. Come vi dicevo prima, non dovete preoccuparvi troppo del VO2 max in sé, perché è uno dei tanti fattori che determinano quanto siamo in forma. Ci sono appunto atleti che per genetica hanno un tetto abbastanza basso, non riescono magari a superare il VO2 max di 50, però hanno un'efficienza molto elevata, quindi riescono a competere ad altissimi livelli anche avendo un VO2 max non altissimo. Quindi non è il fattore più importante in assoluto. Però sapere qual è il proprio VO2 max può aiutare soprattutto per capire se stiamo migliorando o meno la nostra condizione. Io per esempio lo guardo spesso all'inizio della preparazione di qualsiasi gara. Adesso per esempio sto preparando la maratona di New York, ho misurato il mio VO2 max all'inizio della preparazione, che era circa 58, e ora lo sto monitorando che sto arrivando al termine della preparazione. Sono già salito a 61-62 a seconda della giornata. Varia parecchio di 1-2 punti anche all'interno della stessa giornata, quindi tra i 61 e i 62. Quindi c'è stato un bel incremento e quindi vuol dire che la mia preparazione ha allenato come volevo il mio VO2 max, e quindi sono sicuramente più in forma rispetto a quando ho iniziato la preparazione. Ragazzi, io spero che questo video vi sia utile, di aver fatto un po' di chiarezza su questo VO2 max. Se avete altre domande fatemi sapere. La domanda del giorno è:
qual è il vostro VO2 max, se lo sapete, guardate sul vostro orologio, scrivetelo nei commenti, sono curioso, così vediamo un po' il VO2 max di tutti. Il mio oggi è 61, però ripeto, balla tra i 61 e i 63 a seconda di come sto durante la giornata. Comunque oggi l'ho appena misurato, è di 61. E il vostro? Se vi è piaciuto il video mettete un like, commentate, soprattutto se non vi siete iscritti al canale per favore fatelo, stiamo crescendo tantissimo, ci sono tantissime novità in arrivo e vi terrò aggiornati presto. Un abbraccio, ciao!